Ciao ragazzi, sono War, benvenuti nel primo pillole fatto da me. Di cosa parliamo oggi? Ho visto troppi commenti di gente, ovviamente neofita, che chiede sul canale quale batteria scegliere. Allora, quale batteria scegliere è una domanda molto interessante, ma la risposta è anche abbastanza complessa. Quindi farò oggi un'infarinatura molto semplice, generale, che dirà a molti di voi cose che già sapete, ma a chi invece mi continua a scrivere nei cazzo di commenti con domande basilari avrà le sue risposte. Entreremo più nel dettaglio, direi, in successive puntate. Batterie. Allora, nostri fucili sono la maggior parte elettrici. Ci sono tre, com'è che era? Tre Gleaser. What? Ci sono tre tipi di batterie principali. Partendo dalla più tremi sono le nickel, le NIMH, la sigla. Le nickel sono quelle lì che spesso quando comprate un Jingong ve le regalano. Ve le regalano insieme al loro carica batterie sempre di io, per me è sempre un war rage, cioè nel senso. Perché? Perché sono economiche, sono soggette all'effetto memoria, non reggono i sbalzi di temperature, sono batterie del cavolo, lasciano il tempo che trovano, voi le usate, provate il fucile appena comprato, che già vi spalzeranno tantissimo le prestazioni dell'arma, e poi le buttate, ne comprate un paio nuove. Quali batterie dovete comprare? Le altre due della lista. Le due sono le lipo e le life. Sono due tecnologie diverse. Le lipo sono quelle che tutti siamo abituati a usare e sono disponibili in due tagli principali, il 7,4V e l'11,1V. Cosa cambia? Semplicemente la potenza della batteria. Ve lo sto spiegando in modo molto scemo, ok? Non è tecnico, ma è per farvi capire. La potenza, quanta corrente, con quanta tensione la mandano al motorino o alla centralina, in ogni caso al fucile. Su un fucile originale sempre 7,4, tranne espressamente dichiarato il contrario dal produttore, non dal negoziante, dal produttore. Il negoziante può dire quello che vuole. Perché altrimenti perdete la garanzia. Le lipo tendenzialmente sono batterie che durano nel tempo molto, se le trattate bene. Quale scegliere dipende tutto dalla forma del vostro alleggiamento. Sono disponibili in tantissimi formati di capienza, quindi dimensioni e anche forme. Dovete sceglierla in base all'arma. Esempio stupido: su un M4, su un R15 col tubo del calcio classico, una cosa del genere, sottile, lunga, si mette dentro al tubo e basta. Su magari un M16 che al calcio fisso, a tutto il vano batteria che è nel calcio, è enorme, ci sta anche un mattone da costruzione forato, non è importante. Però dovete capire che arma prendere per capire che batteria montare. Noi ovviamente siamo a vostra disposizione al momento dell'acquisto. Se scrivete in chat sto comprando quest'arma, che batteria devo montare, ovviamente vi consigliamo subito quella più adatta. Che difetti ha la lipo? La lipo in realtà non ha dei grandi difetti. L'unica piccola pecca che si porta dietro la lipo per tecnologia costruttiva è la scarica. Se la batteria va sotto scarica, quindi si abbassa la tensione sotto il minimo, muore, va buttata. Questo cosa vuol dire? Che quando il vostro fucile in raffica spara tun 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 tun, la staccate subito e la caricate. Ci mette poco a caricarsi, circa un'ora e mezza, ma va fermata prima che arrivi a zero, altrimenti va cambiata. L'ultima tecnologia di batteria è la life. Della life se ne sente parlare poco. La life è un tipo di tecnologia diverso e forse anche più avanzato. Cosa cambia a livello pratico? La life è sempre un filo più grossa della lipo. Questa è una life da 1200 mAh di capienza. Questa è una lipo da 1450 mAh di capienza. 11,1, life 9,9. È comunque più grosso, nonostante il voltaggio sia inferiore e la capienza sia inferiore, è comunque più grossa. Questa in un tubo classico non ci entra, questa sì. Quindi ecco perché non hanno avuto il successo che forse meritavano, sono troppo grosse e troppo pesanti. Per costruzione vi permettono di raggiungere voltaggi che con la lipo non si riesce, ad esempio il voltaggio 9,9, che io personalmente adoro perché è la giusta via di mezzo tra il 7,4 e l'11,1, però non ci sta quasi da nessuna parte, quindi bisogna avere un'arma con spazi molto generosi nel vano batteria. Alla fine vi consigliamo la lipo perché è super diffusa, è super conosciuta e soprattutto sta nella maggior parte dei fucili, ce n'è di tutti i tagli e riuscite sicuramente a trovare quella che fa il caso vostro col minimo sbatti. Spero di esservi stato d'aiuto. Fatemi sapere se sono adatto a fare il video oppure è meglio che li faccia Red, che forse è probabile. In ogni caso voglio lasciarvi con l'ultima piccola tips. E sento in campo gente sbandierare il fatto che la sua batteria sia più piccola delle altre, ma super capiente, super incazzata. Le batterie sono prodotte tutte con la stessa tecnologia, ok? Quello che fa la differenza è la pregiatezza dei materiali. In ogni caso una lipo da 1400 ha
avrà sempre le stesse dimensioni minime e stesso peso minimo di un'altra lipo 1400. Non è possibile fare una lipo 1400 grossa così, ma deve essere per forza così. La forma sembrerà più piccola, ma comunque non può esistere una batteria troppo piccola ma super capiente, perché seguono delle regole fisse. Quindi non fidatevi di tutti i produttori. Molti produttori mentono, mettono quei 50 mAh in più, quei 100-200 mAh in più per vendere il loro prodotto, ma in realtà sono magari valori falsati. Noi attualmente ci troviamo molto bene, voi poi, perché noi ve le vendiamo, voi date il vostro feedback, con le batterie Evolution. È un produttore sincero, perché ti dichiara che la batteria è 1400, quella batteria 1400 è e non scende di niente. Quindi link in descrizione, comprate. Quindi occhio a cosa comprate. Vi lascio in descrizione i link delle batterie Evolution. Vedete poi voi quale è la più adatta al vostro modello, quale marchio preferite. Se avete altri dubbi, chiarimenti, domande sulle batterie o su altri argomenti, avete il box dei commenti. Usatelo. Intanto, vai, le conclusioni non so farle. Bene, quindi le conclusioni finali le lasciamo a chi ormai le fa di mestiere per un sacco di tempo. Io vi ringrazio, spero che questa nuova faccia, che poi non è nuova perché vi siete abituati a vederlo sempre come quello che si lamenta e più o meno fa questo anche qui, vi sia piaciuto. A me piace lasciare la parola anche a chi magari ne sa un pochino più di me ed è più ferrato, quindi questo video era sostanzialmente questo. Se avete comunque domande, ve l'ha già detto lui, ci sono i commenti qua sotto. Qui da Red è tutto, io vi ringrazio, vi saluto e stay angry. Se Red dice stay angry, War cosa dice?